ora ho l'onore di presentare il professor Roberto De Cosmo, per me è un punto di riferimento nel mondo del software libero europeo. Ha nome italiano, è italiano, ma vive da tanti anni in Francia. Ha la capacità di parlare quattro lingue correntemente. Sua moglie è argentina, vive in Francia, fa l'informatica, quindi parla correntemente inglese e usa l'italiano perché è la sua lingua madre. È il punto di riferimento, è uno dei maggiori punti di riferimento del software in Francia. È un grande scienziato dal punto di vista informatico, però si occupa anche del software libero, cioè i suoi articoli sono in teoria dei linguaggi. Ma è anche l'inventore di Demo Linux, e con Demo Linux è stato lui che ha dato via a tutti quelli che sono i Linux Live, quelli che si fanno partire senza installare. È punto di riferimento per il Ministero dell'Industria francese per quanto riguarda il software libero. Non mi dilungo oltre. Spesso dico, io da grande vorrei essere come lui. Quindi ringrazio di aver partecipato, di essere qui con noi oggi e gli lascio la parola, che veramente si dirà cose che ricorderemo, ne sono tranquillo. Buongiorno a tutti, è un po' complicato riprendere la parola dopo una presentazione così, cercate di mettervi al posto mio e vedrete, ma comunque brevemente comincio comunque con scusarmi, come vi ha spiegato Lorenzo, diciamo purtroppo l'italiano non è la mia lingua di tutti i giorni, questo vuol dire che può succedere durante la presentazione che vi farò adesso, che mi scappino delle parole poco chiare, mezzo francesi o roba così, cioè se in genere sono tutte lingue latine, quindi più potenti che le lingue inglese, ma se qualcosa non è chiaro ditemi. Va bene, allora mi è stato chiesto di dare una presentazione introduttiva, è uno sforzo un po' particolare perché siamo tutti nella corsa giorno dopo giorno per lavorare intorno al software in generale, al software libero, a certe problematiche che sono sociali, sono importanti in questo momento, e preparare questi trasparenti che ho finito ieri verso una di notte, diciamo, mi ha dato l'occasione di rivenire un po', prendere un po' di distanza e cercare di capire quali soggetti volevo presentare. Allora, giusto come memoria, io insegno informatica all'Università di Parigi 7 a Parigi da una decina d'anni, prima della scuola normale di Parigi per una decina d'anni e prima ero in Italia come studente a Pisa tanti anni fa. E, allora, prima cosa, altra scusa, la maggioranza dei trasparenti saranno purtroppo in inglese perché non ho il tempo di tradurre in italiano, poi avreste visto che il mio italiano è degradato, così vi lascio così. Allora, una piccola osservazione, il software libero è qualcosa che sta cambiando profondamente, dal mio punto di vista, la società. Ci sono degli impatti sociali importanti perché ci permette di costruire qualcosa che viene chiamato commons, dei beni comuni informazionali che sono essenziali, e da un altro punto di vista porta ai cittadini, cioè a tutti i nostri colleghi, non solo agli informatici, l'accesso delle tecnologie fondamentali, la possibilità di appropriarsele, molto più che l'uso del software proprietario. Dal punto di vista tecnologico, quello che sta succedendo, prendete quello che vi dirò con le pinze un po', quello che sta succedendo è che ci stiamo rendendo conto che l'uso del software libero non è soltanto un fenomeno, tra virgolette, sociale, cioè di collaborazione tra persone, ma è anche qualcosa che cambia in maniera radicale la maniera di sviluppare, distribuire e anche vendere, tra virgolette, il software. Sono modi nuovi, diversi, e quindi vorrei dire che non c'è nessun problema a venire in giacca e cravatta in una riunione di software libero. Questo è forse un problema che è rimasto in Italia, ma garantisco che nel resto del mondo la barriera tra persone con la barba come me, senza cravatta, e le persone con giacca e cravatta non c'è più. È un interesse comune che su questo ci deve. E l'altra cosa che è importante notare è che ormai voi trovate software libero in tutti i livelli dei sistemi informatici. Si diceva 10 anni fa che il software libero poteva servire soltanto per le infrastrutture, sistemi operativi, rete, eccetera. Beh,
è cambiato molto in 10 anni. Adesso vi trovate software libero negli strati middleware, trovate software libero nel mercato verticalizzato, nell'applicativo business intelligence, per darvi un'idea. Prodotti software estremamente specializzati per settori di mercato particolare e che stanno prendendo attività importante. E dal punto di vista dell'industria e dell'economia, queste sono cose che dovrebbero essere interessanti insieme a quelle sulla società per il mondo politico decisionale in generale. Quello che stiamo osservando è che è un'opportunità unica di riaprire dei mercati, dei segmenti di mercati che erano considerati chiusi, inaccessibili 10 anni fa. Quindi questo qua è un po' il sommario di quelle delle cose che vorrei raccontarvi oggi. Qual è l'impatto, qual è l'interesse del software libero in vari aspetti? La pedagogia, l'insegnamento, la ricerca. Veramente si può fare delle ricerche in informatica sul software libero. Fino adesso io ho visto soprattutto fatta della ricerca da sociologi sulle persone che fanno il software libero, per rispondere a domande del tipo: ma come mai Renzo Dauli passa le notti a lavorare su una modifica del kernel Linux senza farci un'impresa dietro? Come mai le persone collaborano? Sono sicuramente problemi estremamente interessanti, però ce ne sono altri nostri, da informatici, su come sviluppiamo software libero, che è una cosa diversa da quella del software proprietario. Un altro aspetto di cui vorrei parlare è l'impatto sull'economia e l'industria. Questa è una cosa importante, in particolare importante in Europa, che è una tradizione più di servizi che di software pre-package, e in particolare in paesi come l'Italia, che è una forte tradizione di tessuto industriale basato su piccole e medie imprese piuttosto che su grandi conglomerati industriali come negli Stati Uniti. Qualche parola sul ruolo dello Stato e poi sul software libero della società. Quindi da dire un po' che non fa niente se rendono i controlli, se tra mezz'ora di bici che sono a metà strada cercherò di convergere velocemente. Allora andiamo. Pedagogia, pertanto, per cominciare. Perché il software libero è importante per l'educazione? Allora l'ho ritrovato cercando un po' una vecchia citazione di un signore, siamo qui in Dipartimento di Matematica, quindi penso che sia interessante citare un matematico molto conosciuto, che è il signor Cantor. Questo signor Cantor, in una delle sue memorie, scriveva, ma non parlo il tedesco, comunque mi si dice che la traduzione di questa frase qui è: l'essenza della matematica è nella sua libertà, nella libertà di creare, nella libertà di modificare, di studiare. D'altro canto, per un matematico, diciamo che i principi fondamentali del software libero oggi sono qualcosa di abbastanza banale, se semplicemente fanno lo sforzo intellettuale per i matematici di tradurre programma con teorema. Quindi dove c'è scritto software nei 4 principi del software libero, ossia libertà di usarlo, di studiarlo, di modificarlo, di diffonderlo e di diffondere le modificazioni, se rintracciate software con un teorema, per un matematico è tutto evidente. Cioè un matematico ha l'abitudine di prendere un teorema, usarlo liberamente, aprirlo, vedere come è fatto, come è stata fatta la dimostrazione. Quello è il codice sorgente di un teorema, la dimostrazione. Diffondere il teorema, darlo a qualcun altro, se fa delle modifiche sul teorema, diffondere queste modifiche. Cioè, immaginate se la matematica di oggi funzionasse ancora con un sistema dove c'è una scatola chiusa per calcolare la dimensione di un'ipotenusa di un triangolo, e andare da qualcuno a dire: senti, 3 e 4, 5, perché così, ma non te lo spiego. Il matematico è abbastanza chiaro. Quindi questa questione di libertà era fondamentale. Allora, se voi andate nell'insegnamento, l'uso del software libero, se vedete soltanto l'aspetto che è legato al fatto alla libertà di usarlo e di distribuirlo sotto forma di codice binario, in un certo senso di software gratuito mi basta, quello è qualcosa di essenziale per dare delle uguali opportunità agli studenti di discipline che non sono necessariamente l'informatica. Io uno studente di letteratura classica che deve scrivere la sua tesina o che deve fare delle ricerche, il fatto di poter usare un software, o al limite un software di statistica, che non ha una licenza che lo obbliga a usare un solo in dipartimento, dove lui resta la mattina a fare le copie pirate e portarsele poi via, è una garanzia che non ci sono barriere informatiche per l'accesso alla conoscenza. Ovviamente, siccome noi siamo obbligati, nella filosofia degli insegnanti, di usare
le nostre conoscenze per insegnare come usare gli strumenti, non usare uno strumento in particolare, diciamo che software libero è un vantaggio chiaro per l'educazione in generale. Però se entrate più nello specifico e cerchiamo di vedere l'insegnamento e l'educazione per gli ingegneri in informatica, diciamo, per le tecnologie, allora lì le altre libertà che vengono nel software libero, c'è la possibilità di leggere il sorgente, comprenderlo, modificarlo, adattarlo, distribuirlo, il sorgente non solo ordinario, quelle diventano strumenti fondamentali per permettere una vera educazione migliore in informatica, perché a questo punto non è che non ci sono più barriere informatiche alla conoscenza, ma non ci sono più barriere alla conoscenza in informatica, che è un'altra cosa, per chi vuole una conoscenza in informatica. Diciamo che è come se, se entriamo in questo gioco qui, insegnare informatica usando il software libero, ma usando tutte le sue potenzialità, ha la stessa capacità che potrebbe avere un insegnamento di ingegneria civile, dove si potesse prendere uno studente di ingegneria civile e metterlo nel mezzo magicamente dei processi di decisione che portano alla costruzione del ponte d'Aquitania, che è il più grande e il più lungo ponte in Europa. Queste sono cose che non si possono fare in ingegneria civile, ma si possono fare in informatica grazie al software libero, se solo vogliamo farlo. E qui, giusto per ricordarvelo, oggi come oggi, quando un ingegnere informatico arriva sul mercato del lavoro, se non passate queste espressioni, scopre che in generale il mondo è diventato complicato, più complicato che 20 anni fa. Un ingegnere ha una vita complicata, deve imparare a usare e a modificare i sistemi che vanno in produzione, che sono complicati, che sono costruiti milioni di componenti che non ha scritto lui, non milioni esatto, sono centinaia di componenti che non ha scritto lui, e in cui deve intervenire, e per intervenire qui dentro deve alle volte entrare in contatto con altri sviluppatori che in generale, diciamo, non sono politica di corretto, se avete scritto del codice male ve lo dicono magari in maniera non molto gentile, quindi questa è una cosa che si scopre e non siamo troppo abituati a farlo nel banco dell'università. E a livello di università insegniamo informatica ancora come 20 anni fa, come è stato insegnato a me quando ero a Pisa negli anni 80. Un algoritmo alla volta, un programma alla volta, uno studente alla volta, vietato copiarsi tra le cose che si fa, per carità non collaborate, perché sennò non so come valutarvi. Questi sono dei veri problemi. Bisogna cambiarlo per adattare l'insegnamento che facciamo alla realtà del mondo informatico che è cambiata. E l'uso del software libero è una chiave per arrivarci. Allora, non lo dico io, lo dice un signore, Patterson, che è uno dei mostri sacri dell'informatica, che era presidente dell'Association for Computing Machinery fino all'anno scorso, e in un suo editoriale, marzo 2006, scriveva queste cose. Il titolo della comunicazione era Computer Science Education for the 21st Century, cioè insegnamento dell'informatica nel XXI secolo, e diceva bisogna adattare il nostro curriculum e tra le tante cose che bisogna fare, diceva, c'è un corso che io, il signor Patterson, amerei seguire in un'università che fa informatica, e questo corso si dovrebbe chiamare Join the Open Source Movement, partecipare al movimento dell'open source, al movimento del software libero. Perché? Ma per imparare a non fare solo programmi partendo da un foglio bianco, partecipare nello sviluppo di grossi sistemi con altre persone attraverso internet, attraverso sistemi collaborativi che sono quelli del mondo reale del software libero di oggi. Allora, se lo dice questo signore qui, che è uno dei nostri maestri, io direi che forse è l'ora di farlo. E in pratica cosa bisogna fare? Bisogna adattare un po' il curriculum in informatica, un piccolo sforzo si è cominciato a fare anche qui, potete andare a vedere su questo sito, gli slide saranno in linea, credo. Resa ha molto contribuito anche di dentro, costruire ponti tra le comunità che fanno il codice, l'industria e l'accademia, costruire un'infrastruttura, non si cambia la maniera di insegnare qualcosa all'università senza avere libri di testo, senza avere esercizi, senza avere diciamo, comunità di insegnanti che lavorano insieme, e non si fa tutto questo con un lavoro gigantesco, titanico, senza riconoscere lo sforzo delle persone che fanno questo lavoro. Credo che se guardate il colore degli occhi di Renzo, i miei o quelli di un po' di altre persone che sono al tempo stesso accademici e attivi nel mondo del software libero, sono piuttosto verso il rosso e siamo piuttosto stanchi, perché cerchiamo di fare tutto, cioè siamo obbligati a fare tutte le cose abituali che si fanno in generale, più uno sforzo gigantesco per costruire queste cose nuove che non è assolutamente riconosciuto in generale come carico didattico.
Va bene, ok, quindi ho fatto la mia prima parte, soft leader della pedagogia, soft leader della ricerca. Piccola osservazione, si può fare della ricerca sul software libero? Perché la prima reazione degli informatici stessi in generale è di dire, ma insomma, software libero è giusto software. Ci hanno messo una licenza libera, ma è software come tutto il resto, no? Quindi è uguale. Perché dovremmo fare della ricerca sul software libero? Si fa della ricerca sul software, informatica, se è libero, cosa cambierà? E vabbè, ma il fatto è che si prendete il software libero che ha del successo, vorrei insistere su questa cosa, perché molte, cioè, voglio dire, spero che voi non fate parte di questo, non facciate parte di questo gruppo qui, ma c'è ancora un po' di gruppo di gente che pensa che semplicemente per il fatto che un software c'è un'etichetta sopra, che è una licenza di software libero, automaticamente è una bella cosa. Scusatemi, ma un software mai scritto, mai fatto, che non ha comunità di sviluppo e che non fa le cose che uno vuole, anche se c'è una licenza di software libero sopra, non mi interessa. Okay? Quello che mi interessa è del software che fa le cose correttamente, che ha una comunità di sviluppo, se non le fa correttamente, che ha una comunità di sviluppo attiva che permette di correggerlo e che funziona, quindi un software che ha successo. Quindi tra il software libero c'è quello che ha successo e quello che non ce l'ha. Allora, quello che ha successo in generale non è software fatto come nella maniera tradizionale. Non c'è in generale un architetto centrale, c'è uno sviluppo distribuito, rapido, si usano componenti presi altrove molto spesso, si accessa una grande base di codice e le comunità di sviluppo in generale cambiano e sono abbastanza dinamiche. Non è sempre la stessa persona per 40 anni che gestisce la stessa cosa. Allora, in questo quadro qui dovremmo essere capaci di fare le cose che ci piacerebbe fare anche nel mondo del software proprietario, che in realtà ancora oggi non sappiamo fare bene. Quindi come concepire, far evolvere, comporre, analizzare, tracciare, provare, testare, mantenere del software costruito in questo ambiente qui. E attenzione che certe cose che non erano possibili nel mondo del software proprietario lo diventano adesso. Cioè, oggi, se l'essenziale dei componenti di un sistema di informazione, di impresa, di uno stato, anche semplicemente a casa vostra, sono tutti basati in software libero, potenzialmente, intellettualmente, è possibile pensare che uno possa comprendere tutto quello che succede nella catena del software, dall'interfaccia grafica qui, cosa succede quando clicco su un bottone, fino agli elettroni che si muovono nel microprocessore. È potenzialmente possibile. Non ci sono più vincoli legali legati al fatto che qualcuno vi nasconde il codice sorgente del 90% della cosa che sta girando lì. Diventa interessante, quindi il software diventa trasparente in un certo senso. E quindi questi termini, tracciare, analizzare, provare, mantenere, analizzare il software, prendono tutto un altro significato in quel mondo, lui rispetto a quello del mondo tradizionale. E bisogna fare delle cose, bisogna farci qualcosa. Allora, il software libero è, non solo non è affatto un fenomeno, diciamo, episodico, ma si tratta di qualcosa che rivoluziona nell'industria di oggi e che è capace di aver costruito del software di una grande complessità. Potete avere dei componenti software complessi, questo qua è una piccola visualizzazione grafica che trovate su kernelmapper.org del nucleo Linux, o potete trovare dei famiglie di componenti estremamente complessi, questo qua è una piccola visualizzazione di quello che succede quando chiedete al vostro sistema di installare un piccolo programma di gioco di backgammon sulla vostra macchina. Quindi non lo vedete perché è tutto ben nascosto dietro dei bottoncini, come sempre, no? Nella parte marketing del software ci si mette una bella interfaccia grafica di si nasconde la complessità dietro. E se volete installare un pezzettino di programma qui, bisogna andare a cercare di comprendere cosa succede, questo enorme piatto di spaghetti di relazioni e dipendenze tra diversi componenti software. E la crescita del software libero è qualcosa di abbastanza impressionante. Se prendete per esempio la dimensione della distribuzione Debian, qui ci sono tutte le release table fino alla Debian che è uscita un paio di mesi fa. Allora vedete che se partiti nel 95, la prima versione che è venuta fuori, c'erano centinaia di pacchetti, centinaia di componenti, adesso siamo nel 2009 e siete qui a circa 28.000 componenti. 28.000 componenti software che potete installare sulla vostra macchina prendendo i labelli. E ovviamente le relazioni, cioè le relazioni di dipendenza con i fili nel piatto di spaghetti sono cresciute anche loro, sono cresciute più alla svelta, eh? Siamo sulle 500.000 di relazioni oggi. Bisogna sapere mantenere.
Allora, ci sono alcuni problemi scientifici, qui prendo qualche minuto per farvi giusto uno zoom su delle cose che mi interessano personalmente per questi quinquennali. Quando voi avete bisogno di usare una distribuzione Linux, volete installare del software sulla vostra macchina, in genere utilizzate degli oggetti che sono dei package manager, che possono essere APT, APTube, URPMI, RPM, roba varia, secondo dove siete, che distribuzione usate e qual è la vostra religione. Però tutti questi sistemi devono essere capaci di tirare i fili di questo enorme piatto di spaghetti e vedere come fare per installare sulla vostra macchina quello di cui c'è bisogno senza rompere quello che è installato. Ora non è affatto banale. Abbiamo cominciato a guardare un po' queste cose qui in un progetto che si chiamava Edo 4-5 anni fa e abbiamo scoperto che tutte le volte che cercate di installare un pacchetto lì da voi, in realtà il vostro strumentino, APT, APT, roba varia, cerca di risolvere il problema NP completo. Allora, non so quanti formati ci sono in giro, ma se vi ricordate, NP completo è esattamente la classe di problemi duri, perché si sanno risolvere, ma che in generale prendono un tempo enorme. E in effetti, non lo sapete probabilmente, ma l'essenziale degli strumenti che usate voi oggi per mantenere le vostre macchine sono o incompleti, quindi magari non sono capaci di installare un pacchetto quando si può, o falsi, o esplosivi, ossia possono restare lì a girare ore senza trovare una soluzione di come installare un pezzo di software su di voi. Allora abbiamo fatto il necessario per identificare i pacchetti che non saranno mai installabili nelle distribuzioni, e questo per aiutare gli editori di distribuzioni qualche anno fa. Adesso stiamo lavorando in un altro progetto che si chiama Mantusing, per aiutare voi, e me, cioè gli utilizzatori, non solo gli editori di distribuzione, a avere gli strumenti migliori per gestire le proprie macchine, fare gli upgrade, aggiungere e togliere componenti in una macchina, fare upgrade in una macchina in maniera efficace, aggiungendo delle capacità transazionali e cercando di usare dei solver, non so, in italiano sono degli ottimizzatori, degli strumenti di ottimizzazione basati su teoria pesante, comunque per cercare di fornire le migliori soluzioni corrispondenti ai vostri bisogni. Oggi come oggi la sola cosa che potete dire è installami questo pacchetto, toglimi questo pacchetto. Domani potrete dire io sono l'amministratore del server del servizio comunale così e così. Quindi la mia policy è che quando installi un pacchetto per favore non tocchi nessuno di quelli che sono tra virgolette sensibili e quelli che non sono sensibili bisogna che li aiutiamo a trovarli, sono quelli che possono rendere non funzionale il vostro software. E invece potete anche avere un'altra policy che è dire io sono un ragazzino di 12 anni, tra 10 minuti devo giocare a questo gioco real time, massimo multiplayer dove si uccidono tutti quanti, se mi distruggi la metà della macchina non mi importa niente, però l'importante è che funziona così pochino. Sono chiaramente due policy completamente diverse, oggi come fate a separarle? Non ce l'avete negli strumenti. Allora questo caso qui stiamo cercando di studiarlo. In Mantusing, per darvi un'idea, è giusto un messaggio, cerco di farvi passare, non è una pubblicità su quello che stiamo facendo, come abbiamo cercato di creare questo progetto qui. Vogliamo avere degli strumenti che permettano di mantenere il componente open source in maniera efficace. E quindi vogliamo degli algoritmi per fare dell'upgrade, questo della ricerca informatica, vogliamo dei meccanismi transazionali per l'upgrade, anche questo della ricerca informatica, bisogna formalizzare cos'è lo stato di un sistema, eccetera. Però più interessante probabilmente per voi, vogliamo mettere in piedi una strategia basata su un ecosistema dove facciamo lavorare insieme gli utilizzatori, le industrie, gli sviluppatori e i ricercatori, attraverso dei cicli virtuosi. Allora, quello che avrete, se ci riusciamo da qua a un paio d'anni, avrete un nuovo sistema per dire chi siete e cosa volete per mantenere la vostra macchina, quali sono le vostre priorità, quali sono le vostre idee di persone. Avrete degli strumenti nuovi che sono capaci di fare veramente della soluzione della pianificazione di upgrade di alto livello. Avrete dei gestori di pacchetti DPKG per i debianisti qua, veramente transazionali. Per arrivarci, cosa facciamo? Per l'upgrade vogliamo mettere in piedi questo ciclo qui. Sono gli utilizzatori, io e voi, fate degli upgrade, dei master, delle installazioni, alle volte le cose non funzionano bene. Quando non funzionano bene, se lo accettate, mandate un rapporto al vostro editore di distribuzione preferito.
Ubuntu, Debian, Mandriva, Red Hat, Fuse, quello che volete. Quelli di queste istituzioni che partecipano nel progetto con noi verificano se questi rapporti di errore sono riproducibili, se sono riproducibili li convertono in un formato unificato che non dipende più dalle distribuzioni, ma mandano noi un progetto Mancuso. Lì noi selezioniamo dei problemi interessanti, quelli sono difficili, tra le migliaia di quelli che arriveranno. A partire da lì creiamo una competizione internazionale di ricercatori sull'ottimizzazione, questi lavorano, cercano come le ottimizzazioni interessanti, producono gli algoritmi migliori, questi algoritmi migliori sono presi dai editori di distribuzione, messi negli strumenti che voi userete tra un anno o due. E lì, se tutto funziona bene, quando il ciclo avanza, collaboriamo tutti quanti e miglioriamo massivamente la qualità del software. Vabbè, la stessa cosa per l'upgrade, ma non ho il tempo di passarci in dettaglio. Diciamo, per riassumere tutto in una frase, il mio motto in questo ultimo tempo è: cerchiamo di trovare gli strumenti che ci permettono di controllare, di gestire la complessità che cresce in maniera esponenziale del software libero. Allora, è possibile che dal punto di vista di ricerca non ci sarà niente di nuovo, perché ovviamente sono degli algoritmi, della teoria, degli strumenti, dei modelli, dei teoremi, delle prove, in realtà, ovviamente. Però quello che è completamente nuovo è che l'oggetto di studio ha cambiato, adesso è più grande, è di natura differente, è diventato trasparente, cambia più velocemente, ci sono più componenti. Quindi mi aspetto a trovare delle cose più interessanti negli anni a venire. Vediamo un po'. Pedagogia e ricerca fatto, adesso passiamo un po' software libero nel mondo economico e industriale. Allora, lo ripeto, allora, questo è un po' strano perché io sono un accademico, non sono un industriale, quindi è strano che vi parli di economia. Io vi dico delle cose false, o magari vi dico le cose vere, però per caso, non so, scegliete voi, vi dico quello che mi piace. Allora, la mia opinione è che chiaramente, lo ripeto, stiamo cambiando la maniera di sviluppare, distribuire, concepire e diffondere il software. Per capire come tutto questo funziona nel mondo dell'economia, nel mondo dell'impresa, piuttosto che farvi delle enormi liste inventarie di modelli economici che voi potete trovare in vari articoli che dicono come si fa a avere delle imprese che vivono sul software libero, preferisco darvi la chiave di lettura. È quello che in generale i consulenti delle grandi imprese di consulenza non fanno mai, non vi danno mai la chiave di lettura, vi danno tanti esempi per far vedere che fanno tante cose e poi dopo andate a pagarli perché vi viene ancora un altro esempio nel caso vostro. Io rompo un po' le regole perché non sono un consulente di impresa e quindi vi do quella che secondo me è la chiave di lettura importante. Vedete che è molto banale, però vi alzo gli occhi. Cos'è l'economia, se ci pensate un po'? Io non ho seguito questa economia, però mi sono comprato un bel libro di economia tanti anni fa, un libro usato come libro di base in America per parecchio tempo, negli anni 90, Principles of Economics. Allora c'è una definizione, cos'è l'economia? Beh, è lo studio di come una società decide di allocare le sue risorse per produrre dei beni e dei servizi. Detto così, però risorse rare. E in effetti in questo libro qua, giusto dopo il paragrafo economia, c'è una frase che dice attenzione, senza scarsezza delle risorse non si fa dell'economia. E poi ho cominciato con un sacco di esempi, per esempio se cercate di vendere della sabbia in mezzo al deserto del Sahara in genere nessuno ve la compra, se cercate di vendere dell'acqua di mare vicino al mare nessuno ve la compra, invece se cercate di vendere dell'acqua di mare nel mezzo del Sahara probabilmente vi avete dei clienti. Bisogna cercare di vedere come funzionano queste cose. Allora, per 30 anni è una cosa incredibile, il mondo del software, dell'economia del software, è stato costruito integralmente sulla scarsezza dell'unica cosa che tecnicamente non è scarsa nel mondo del software, che è la copia di un software che già esiste. Se avete un software che è già stato sviluppato da qualcuno, su un CD, potete fare una copia oggi a costo zero e ottenete qualcosa che è esattamente la stessa qualità che l'oggetto originale, identico. Questo è molto particolare, è una particolarità dei beni immateriali, come la musica, come i film, se volete. Ma
ma non dei beni materiali. Io amerei avere la possibilità di fare una copia a costo zero di una Ferrari, ci mettiamo tutti insieme qui, ne pigliamo una, la paghiamo i 300 milioni, siamo tanti, un milione ciascuno, e poi la mettiamo in una fotocopiatrice, ce le ho 300 Ferrari, siamo tutti contenti. Purtroppo non funziona. Comunicazione lì con gli oggetti fisici non si può, ma con quelli software sì. Allora, come è stata creata questa scarsezza artificiale delle copie del software? Pervertendo l'uso del diritto d'autore, usando una cosa che era creata per la creazione artistica e usandola nel mondo, nel mondo industriale che è quello del software. Allora, con l'arrivo del software libero, questa scarsezza artificiale lì, che è completamente artificiale, l'unica cosa che non è scarsa, dico bene l'unica, tutto il resto è scarso nel mondo del software, questa sparisce. Però siccome avete un sistema industriale che per 30 anni ha funzionato nella stessa maniera, quindi con consulenti, gente che fa business plan, gente che fa proprietà intellettuale, roba varia, che funziona per 30 anni così, nel momento in cui avete tolto questo principio fondamentale si sono trovati tutti persi, si sono ma se non si possono più vendere le licenze del software non si può più fare, non c'è più economia. No, c'è l'economia sufficiente, voi non la vedete più, perché dopo 30 anni vedere il rosso basta, il colore rosso, verde, questo non vedete più altri colori. Ma ci sono un sacco di altre risorse che sono tutte scarse. Le conoscenze. Fare una copia di un software che esiste costa zero, ma fare una copia di un software che non esiste, quanto costa? Quanto costa, quanto vale un software libero che non esiste? Cioè, volete un software libero, ma non c'è. Quanto costa? Può costare anche molto caro, anche bisogna farlo sviluppare. E il primo modello economico è semplicemente il fatto di chiedere lo sviluppo di un software libero, ed è in realtà il primo modello economico storico che trovate nel mondo dell'economia del software libero, è quello con cui è stato creato il compilatore e la serie di tools ADA, conosciuti oggi come GNAP, e NuADA, è stato sviluppato all'inizio degli anni 90, 91-92, dalla New York University, con un grant del Dipartimento della Difesa americano, che non poteva più sopportare, perché c'erano solo strumenti di sviluppo ADA proprietari, non funzionali, troppo cari e che impedivano l'adozione del linguaggio. Quindi ha deciso di finanziare un progetto che era il CNAP, dove nel contratto c'era scritto sotto dovrà essere sotto licenza GPL, e hanno pagato vari milioni di dollari all'epoca, che erano un sacco di soldi. Quindi vedete, un software libero che non esiste può costare molto, e lì ci si fa dell'economia. Mantenere un software libero che esiste, adattarlo alle vostre esigenze, installare o avere i processi di industrializzazione o le capacità di customizzazione, oppure l'infrastruttura per lo sviluppo o il backtesting per queste cose qui. Queste sono cose rare, sono competenze, sono materia grigia. E questo sì è la base per un'economia. E tutto sommato è la base per un'economia, a mio parere, però io entriamo in una zona un po' più politica, quindi ne fate quello che volete, più sana. Questa è un'economia dove la cifra d'affari corrisponde a delle persone. Okay. Che lavorano, non delle cose astruse, astratte, basate sugli effetti, come nel caso della musica, sapete, il top 10 e la gente lì ha fatto uno sforzo 0-1 e guadagna un milione in cambio della cosa. Va bene, qualche cifra. Per darvi un'idea che tutto questo non è semplicemente teoria, per uscire un po' dalla visione fatta del software libero qualcosa di marginale. Allora, queste sono cifre che non produco io, quindi prendetene un po', sono fatte dal gabinetto di consulting. Nel mondo, nel 2007, il mercato legato ad IT, senza hardware, questo è solo software, servizio, roba varia, 550 miliardi di euro. In Francia, per esempio, sono 30 miliardi di euro. Oggi, che è un 2009, più o meno 35 miliardi di euro, è una cifra importante nell'economia. Cioè, c'è uno studio finanziato dalla Comunità Europea, che è un percentuale abbastanza ragionevole, che stima nel 2012 l'impatto del software libero, da parte del software libero, dentro questo mercato qui, a circa il 30%. Poi c'è anche dei vari gabinetti di consulenza.
consultanti come Gartner, che anche loro scoprono adesso che l'open source si trova dappertutto, interessante. Come fanno a sapere il 49,7% dei figli del software open source? Questo non lo so, ma questo mi ha sempre lasciato sorpreso in questi studi di mercato. 49, perché 49,7 e non 49,7? Comunque è importante perché poi così le grandi imprese o i politici ci credono quando gli andiamo a dire che è un fenomeno importante. E in Francia ci sono due studi che mi interessano particolarmente perché ho seguiti bene. Allora, c'è uno studio francese che mostra che la Francia è uno dei primi paesi nell'OCDE per lo sviluppo del software libero e l'adozione del software libero. C'è un secondo studio che è uscito qualche mese fa, non so se l'avete visto, Red Hat e Georgia Tech, quindi quelli sono americani, in genere non dovrebbero dire che la Francia è il primo paese del mondo, bensì dicono che anche loro, in un certo indice di accettabilità di sviluppo del software libero, la Francia è il primo paese del mondo, per la politica pubblica, per il numero di imprese, per la comunità, per il numero di progetti mantenuti, e via così. Se lo dicono gli americani dovrà essere vero. E ovviamente cioè, il software libero sta crescendo, per adesso è una parte piccola del mercato dell'informatica in Francia, però comincia a fare più di 1 miliardo di euro, diciamo visibile, e soprattutto ha una crescita annuale a due cifre, cioè 30, 40, 50% di crescita all'anno, è veramente qualcosa che sta crescendo assolutamente. E ovviamente c'è anche un altro studio lì che è stato fatto dagli industriali che dicono che considerano ormai tutti il software libero come strategico, questa è una delle tante ragioni per cui Red Hat e Georgia Tech dicono che la Francia è un paese particolarmente adatto per il software libero. Non sono sicuro che gli industriali italiani dicano che il software libero sia strategico, che se ne siano ancora resi conto, purtroppo. Però loro puntano al fatto che hanno bisogno di una migliore educazione in informatica e una migliore educazione allo sviluppo di software libero. Questo si connette con l'osservazione fatta all'inizio sulla pedagogia come formare ingegneri di domani. E allora, sempre parlando di economia, come va? Quanto mi resta? Parlando di economia, ovviamente è l'occasione di parlare di qualcosa che ho avuto l'occasione di fare in questi ultimi 2 anni. Partecipare in Francia a questo oggetto qua, che è un Sistematic, è un polo di competitività, anche uno strumento economico creato dal governo francese nel 2004 e in cui 2 anni fa siamo riusciti a far creare una sezione tematica specificamente dedicata al software libero, in cui facciamo lavorare insieme grandi imprese, piccole e medie imprese, laboratori di ricerca, con dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati in parte dallo Stato francese, ma solo in parte, e in cui veramente credo che vedrete nei prossimi anni dei risultati importanti. E questa è un'esperienza di cui voglio parlare perché penso che sarebbe interessante, per esempio, ricordarla qui. Non lo so se è possibile, dico giusto che sarebbe interessante pensarci. Un piccolo rappello, diciamo, giusto 2 frasi sulla legame tra ricerca e innovazione, in particolare adesso con tutte le crisi del modello universitario vale la pena ricordarsi qualche elemento di base. Se qualcuno vuole avere un impatto nel mondo economico deve basarsi in genere sull'innovazione. Innovazione può fare delle cose nuove, no? In un mercato che non c'è, ma l'innovazione in generale è difficile farlo se non ci sono delle invenzioni dietro. Allora, i meccanismi che portano dall'invenzione all'innovazione prendono del tempo, cioè prima nella ricerca fondamentale. Se uno toglie o taglia i fondi della ricerca fondamentale, non si vede subito, è come tagliare i fondi, non sapete, al mantenimento dei binari delle ferrovie. Per 2 o 3 anni va ancora tutto bene. Quindi è una buona maniera, no? Per qualcuno una politica a corto termine deve tagliare i fondi da qualche parte, li toglie nel mantenimento dei binari, non se ne accorge nessuno per 5 anni. Poi fra 5 anni tutti i treni deragliano. Che ha un costo gigantesco. E tagliare i fondi della ricerca fondamentale è come tagliare i fondi al mantenimento dei binari delle ferrovie dell'innovazione. Cioè la ricerca fondamentale, poi c'è una fase di ricerca applicata che ha dei tempi più corti, poi c'è una fase di trasferimento di tecnologie ed è lì dove le cose vanno messe in piedi perché la ricerca si trasforma in innovazione e l'innovazione poi in ricchezza economica per un paese. Per ricordare sempre che l'innovazione è un'invenzione messa in pratica. E non è banale mettere in pratica le nostre cose. Cosa è successo in Francia? Nel 2004 il governo francese decide di privatizzare le autostrade. Cattivissima idea, cioè le ha vendute a un prezzo bassissimo, una vergogna, cioè, valevano più del doppio di quello che è stato. Ma poco importa,
ha ottenuto dei fondi da questa privatizzazione, cosa ne fa? È la scelta tra spalmarli un po' dappertutto oppure cercare di avere una visione un po' più strategica. Hanno deciso di avere una visione un po' più strategica, hanno preso tutti questi fondi e hanno detto cerchiamo di creare qualcosa di nuovo, e hanno creato questi oggetti che chiamano delle competitive scarpe, cioè dei poli di competitività. Zone regionali dove cerchiamo di vedere se c'è un potenziale, mettiamo insieme università, centri di ricerca, industria, formazione, industria grande, piccola, media. Li facciamo lavorare insieme su dei problemi tecnologici interessanti, dove hanno potenziale di fare delle cose veramente rilevanti, e con lo scopo poi di arrivare sul mercato, non subito, però diciamo un certo tempo di fare ricchezza locale. Per sistematica, uno di questi cluster è stato creato nel 2005 nella zona di Parigi. Nella zona di Parigi, se vedete, Parigi è qui, ma in tutta la zona intorno qua a Parigi, si chiama Île-de-France, avete una densità impressionante di grandi imprese, di piccole e medie imprese, di università, di centri di ricerca. Ci sono 17 università, 54 scuole di ingegneri, un certo numero di 7-8 centri di ricerca tra pubblici e privati, quindi l'hanno creato lì. Inizio 2005 è stato creato questo progetto, luglio 2005 il governo l'ha validato, settembre 2005 la firma del contratto, e diciamo che nel 2006 comincia la prima vagonata di progetti di ricerca e sviluppo finanziati in questo quadro. E ci sono state una serie di chiamate, una di tra l'altro è febbraio 2006, maggio 2006, dicembre 2006, aprile 2007, settembre 2007. Ogni sei mesi o meno, regolarmente, ci sono delle chiamate per dei progetti collaborativi dove deve esserci almeno un laboratorio e almeno due imprese. Non si finanzia la ricerca interna di un'impresa con fondi pubblici, sarebbe stupido. Non si finanzia solo uno sviluppo industriale, è stupido perché non c'è innovazione. Non si finanzia solo un laboratorio perché volete avere un impatto economico, quindi volete avere anche delle imprese. Quindi un laboratorio almeno ci deve essere veramente della ricerca, due imprese almeno deve servire, deve essere sufficientemente generale per essere interessante per almeno due imprese. Come è strutturato adesso ci sono cinque gruppi tematici, tutto quello che tocca l'automobile deve essere intorno a 15 ore, no, eccetera. Sicurezza e difesa, le telecomunicazioni, Motorola, Mass Telecom, roba varia, sono sempre tutti lì. Strumenti di simulazione per i grossi sistemi, quello che vedete qua è un motore di aereo, sapete che c'è la Busan che ha delle basi anche lì. E adesso è un settore completo, pari livello con gli altri, che si dedica unicamente a software libero. Quello che volevamo fare noi era mettere insieme ricerca e educazione, industria e le comunità di sviluppo di codice e utilizzatori. Con dei progetti di ricerca e sviluppo, perché questo era lo strumento che ci veniva attraverso il governo, abbiamo usato questo fatto. Ma prendendo in conto le specificità dell'ecosistema del software libero, per esempio questo gruppo è l'unico che ha un contratto sociale chiaro con la comunità, che è firmato da tutti i partner che partecipano a progetti di sviluppo, di ricerca e sviluppo finanziati su quei fondi lì. E in questo contratto sociale, che purtroppo è scritto solo in francese, io me lo metto qui, c'è uno l'obbligo di sviluppare attraverso questi fondi solo software libero, quindi software sotto una delle licenze libere, e due l'obbligo di non usare eventuali brevetti, software o no, per restringere l'uso del software libero che hanno sviluppato. Quindi non vogliamo i soliti furbetti che prendono soldi dello Stato per sviluppare del software detto libero anche su licenza GPL, ma ci mettono dentro qualcosa che è coperto da un brevetto e appena cercate di usarlo vi vengono a vedere e dicono sì sì, è sotto licenza GPL, però io ho il brevetto e quindi non lo puoi usare. Questo non è permesso. Adesso siamo piuttosto 80 partner, queste slide sono un po' vecchie, ci sono una quarantina di piccole e medie imprese di tecnologia avanzata in software libero, una ventina di lavoratori di ricerca, circa 10 grandi gruppi e anche dei consorzi come Object Web, che ne fanno parte. La struttura è alla francese, è piramidale, vedete qua tutta la complessità burocratica che hanno loro, c'è un presidente di un polo, poi ci sono i responsabili dei vari gruppi tematici, io sono stato presidente di questo gruppo tematico, fondatore e presidente per 2 anni. Questi signori qua sono tutti industriali,
Io qui faccio un po' eccezione, in generale sono un accademico, non ci dovrei stare, infatti non ci sono più. Circa un mese fa ho avuto la mia promozione, finalmente sono riuscito a trovare un'industriale abbastanza consensuale da mettere in testa a Tretanola, così riposso rivenire a fare le cose più accademiche. E vedete qualche esempio di progetto, per darvi un'idea di dei interessati, ci sono dei progetti di ricerca e sviluppo sugli strumenti per sviluppare meglio lo spazio libero, per i sistemi di informazioni moderni, per l'infrastruttura e il software libero, poco importa, diciamo, quello che è in verde sono piccole e medie imprese, sono i leader dei consorzi che fanno i progetti, e in blu sono le grandi imprese. Su tutti questi progetti qui gli essenziali sono piccole e medie imprese che portano il consorzio. E la ripartizione dei fondi pubblici, se lo vedete, più del 60% finanzia il lavoro fatto dalle piccole e medie imprese, circa il 25% il lavoro fatto dai laboratori, e una piccolissima fetta, circa il 15%, finanzia le grandi imprese che partecipano a questi consorzi. Se vi do questi numeri, non so se avete abitudine di vederli, è perché è tutto il contrario di quello che succede in generale con i fondi di ricerca e sviluppo, in cui avete in generale il 60% per le grandi imprese, un pochino per i laboratori e qualche goccia per la piccola e media impresa che, non l'ho detto io, ha tutto il lavoro. No? Abbiamo cercato di cambiare un po' le cose. Elementi fondamentali, perché tutto questo funziona, non è gratis. Avete bisogno di avere della ricerca a livello internazionale, il primo rango internazionale. Se non siete bravi in qualcosa, non cercate di farlo, ok? Cercate di fare le cose in cui siete bravi. E questo sta con i centri di ricerca, con le università e con l'educazione di qualità in informatica. Poi ci vogliono delle opportunità di mercato, perché è inutile cercare l'innovazione se non avete nessuno che è capace di portare una strategia industriale. Qui ci vogliono delle piccole e medie imprese dinamiche, ci vogliono delle grandi imprese che sono capaci di rispondere a degli appalti di grande dimensione. Se non deve rispondere a un appalto con il Ministero delle Finanze in Italia, non potete essere un'impresa di 3 persone. Perché non va bene. Cioè, magari quelle 3 persone sono quelle che hanno la conoscenza di base che è fondamentale, ma non siete capaci di rispondere a 5.000 chiamate telefoniche. Avete bisogno di strutturarvi con un gruppo che è capace di lavorare con voi e che rispetta le regole dell'ecosistema, che non cerca di spremervi come un limone e vendere tutto dall'altra parte. Questo ci vuole del tempo e del conoscimento per mettere in piedi. E l'altra cosa, perché funzioni tutta questa cosa qui correttamente, noi abbiamo messo insieme un meccanismo di finanziamento, di ricerca e sviluppo che è aperto, cioè tutti possono partecipare, ma che è selettivo. Ci sono 3 livelli di selezione estremamente duri, quindi una selezione interna del gruppo tematico nostro per vedere se corrisponde alla strategia di sviluppo della sezione software libero nella zona di francese. C'è uno sviluppo con un'analisi all'interno del cluster, cioè del polo competitività, e poi c'è un'analisi a livello del Ministero dell'Industria e dell'Economia che viene a mettere fondi pubblici, viene a vedere un'impresa per vedere se siete veramente 10 che non si fa da fare i soldi o se siete una persona senza niente che è partito in vacanza di prendere i fondi disposta a tutti i manager dei Cayman. Queste sono cose che vanno fatte. E con tutto questo, sono 3 livelli di selezione estremamente duro, ci sono meno di 10 mesi di tempo tra il momento in cui io e qualcuno di voi ci mettiamo in tavolo con un'idea e diciamo perché no, cerchiamo, e il momento in cui i primi fondi sono depositati nel conto della piccola e media impresa o della grande impresa o dell'università che lavora su questo progetto. 10 mesi. Sembra lungo. Non lo è. E questo contratto sociale. Quindi questo è un esempio che secondo me si può seguire, non è stato banale. Non è stato affatto banale, perché bisogna conciliare interessi e motivazioni completamente diverse, ma funziona. Adesso c'è un comitato di pilotaggio, c'è un comitato di progetto scientifico, c'è una ventina di persone benevole che lavorano perché trovano una cosa interessante, ho messo a disposizione delle imprese, piccolo, medio, grande, e siamo già al 7º, 8º appello a progetti, funziona abbastanza bene. Però prima di concludere su questa parte, giusto una parola sull'innovazione e sul trasferimento tecnologico. Penso che il software libero è qualcosa che permette di facilitare massivamente l'innovazione e il trasferimento tecnologico, perché semplifica le questioni legate alla proprietà intellettuale, ma anche può far saltare, non è detto che lo faccia, può far saltare le barriere artificiali che esistono nel mondo proprietario tra chi è l'architetto di un sistema di informazione
il programmatore, il responsabile di progetto, quello che fa il test, quello che fa il servizio, quello che fa la documentazione, l'utilizzatore finale, che in genere l'architetto non sa nemmeno chi è. Quindi c'è un potenziale di far saltare queste barriere che è veramente incredibile. Però questo potenziale non è gratuito e in particolare, se mi permettete un po' un messaggio di cronaca, non basta mettere una licenza di software libero perché succede. Se no sarebbe facile, prendete qualunque pezzo di software che non funziona, ci mettete la licenza di software libero e magicamente avete migliaia di collaboratori che lo migliorano, tutto funziona bene. Ma queste sono illusioni da tecnologia. Allora, qui c'è un'analisi fatta da un'attimo che merita qualche minuto. La macchina che magari è qualcuno che è stato Debian progettile per 2 anni, qualche tempo fa, e cercando di capire come funzionava Debian, poi ne ha tirato qualche conseguenza, un po' di analisi. Allora, la sua analisi è la seguente. Diciamo, nel mito tradizionale del mondo open source, c'è un articolo fondatore bellissimo, si chiama La cattedrale e il bazar, di Eric Hanna, che è abbastanza sofisticato, è abbastanza complesso, però in genere la sola cosa che la gente ritiene, in particolare quelli che ne parlano senza averlo letto, è che c'è un'opposizione tra il software proprietario che è sviluppato in modo cattedrale, quindi con un architetto che decide tutto, e il software libero, essendo del progetto miracoloso, che è sviluppato in modo completamente bazar, cioè una specie di mercato sub arabo in cui c'è gente che viene, che va, c'è ognuno scrive una linea di codice. Una volta anche visto una presentazione in Brasile che era bellissima, cioè veramente un piacere, poi ascoltarlo, però poi dopo c'è un signore di sociologia che diceva, vedete il potere del software libero, guardate qua, questo 5 milioni di linee di codice del software libero fatto da decine di migliaia di collaboratori, ognuno scrive una linea di codice e poi magicamente funziona. Io penso che Renzo, se avesse sentito la cosa, non sarebbe stato zitto. Io sono stato zitto, è troppo bello sentire il portoghese parlare così, però diciamo, è un po' un'illusione, non funziona così. Come funziona? Se volete arrivare a questa fase qui, purtroppo non si nasce così, si nasce così e c'è una transizione per arrivare là. Se un progetto open source finisce per avere dei successi, in generale, questa è l'analisi data da Marco guardando vari progetti che hanno avuto dei successi, ma si comincia con una fase cattedrale dove c'è qualcuno che è meglio originale, che l'autore del progetto riesce a riunire un piccolo gruppo di sviluppatori di base intorno a questa piccola idea originale e lo fa con una specie di cosa poco facile da definire, questa specie di Unix filosofi, che è più o meno l'idea di dire che invece di fare un oggetto mostruoso che fa tutto, cerco di fare delle cose un po' più modularizzate, un po' più piccole, ognuno che fa delle cose bene, ma tenendo in mente che poi li voglio comporre per fare più cose dopo, come le Python. Poi c'è una fase, allora, se voi volete restare nel mondo proprietario, una volta che avete fatto questo, non avete neanche bisogno di avere Unix filosofi, restate lì e cercate di andare a trovare qualcuno che vi compra il vostro software. Ma se volete andare nel mondo software libero con successo, potete cercare di fare lo sforzo di arrivare al mondo bazare, e questo richiede del lavoro. Dovete cercare di attirare interesse sul vostro progetto, costruire un prototipo, perché avere una bella idea senza codice che funziona, che non interessa a nessuno nel mondo nostro, e ci vuole questa cosa che è una vecchia idea che ci insegnano da 20 anni nel mondo del software, che bisogna fare le cose in modo modulare. Cioè, se voi avete scritto un prototipo bello, che fa delle belle cose, lo mettete in giro, però il primo che passa per di là scopre che per cambiare una linea deve leggersi milioni di linee di codice dappertutto e appena fa una modifica questo cambia tutto quello che succede, perché il software è stato scritto male. È difficile attirare dei collaboratori, eh? Non è banale. Se riuscite a fare tutto questo e tutto va bene, arrivate poi miracolosamente a questa fase interessante dove avete dei collaboratori esterni che fanno dello sviluppo distribuito, avete una comunità che fa un sacco di cose importanti, quindi evangelizzazione, distribuzione, documentazione, traduzione, eccetera. Avete delle persone che vanno veramente a guardare nel vostro codice, cioè il codice di software libero è utile, è più bug free se qualcuno lo guarda, e se nessuno lo guarda, bisogna attirare persone che lo vengano a vedere, e avere dei peer review di qualità. Quindi questo lavoro qua non è automatico, e in particolare molto spesso nelle comunità di software libero succede un po' miracolosamente, non in maniera voluta, cioè qualcuno riesce a farlo perché più o meno lo pensa, sarebbe bene che cominciassimo a fare in maniera un po' più, tra virgolette, non voglio usare termini industriali, non è quello che è scientifico, farlo per arrivare lì
perché la ho pianificato, non un po' per caso. Io vedo molti progetti di software libero che sono rimasti lì. Avete il codice, avete la licenza libera e poi non succede niente. E quello è un po' un fallimento. Cercare di andare più avanti. Allora. Mi scuso, cioè, ma mi hanno chiesto di fare un memory dump, lo faccio, quindi cerco di passarvi tutti i soggetti che sono interessati. Ruolo dello Stato. Il ruolo dello Stato, del settore pubblico, di nuovo, venendo dalla situazione francese, lo Stato ha avuto un impatto importantissimo nello sviluppo del software libero in Francia, ma veramente importantissimo e al tempo stesso tanto casuale. Cioè, non è il risultato di una grande riflessione universitaria, è un po' un caso. Eppure, se uno dovesse rifare la storia, non dovrebbe essere un caso, dovrebbe essere naturale che lo Stato abbia un impatto nello sviluppo del software libero. Perché? Perché lo Stato non è un'impresa come le altre. Io direi che non è un'impresa, ma se fosse un'impresa, è comunque un'impresa un po' diversa dalle altre grosse imprese. Per anni, mi immagino voi qua in comune e tanta altra gente a dire di vari stati nel mondo, hanno visto arrivare dei venditori di grandi imprese di software multinazionali, anche europee, non necessariamente solo americane, che dicevano, vedete, la grande compagnia turca, lì, oppure americana, oppure, non so, inglese, che ha 150.000 dipendenti, ha comprato il nostro software e tutto funziona bene. Quindi voi, se siete un comune e avete solo 10.000 dipendenti, è banale, basta copiare quello che hanno fatto lì. E molta gente se lo crede, però il problema è che non è vero, cioè lo Stato, anche i comuni, hanno delle obbligazioni che le imprese normali non hanno. E quindi aiutate un po'. Per esempio, sapete bene che gli archivi ufficiali, almeno io poi in Italia la legge non la conosco, quella francese la conosco bene, sono gli articoli precisi, cioè servizi archivi nazionali, dati pubblici devono essere mantenuti non 5 anni come la contabilità di certe imprese, 5-10, non so. No, devono essere mantenuti a tempo indeterminato, è vietato perdere i dati. Ci vuole un'autorizzazione speciale per distruggerli. Ah, non tutti, non i fogliettini su cui scribacchiate qualcosa durante le riunioni, cioè i dati ufficiali. L'anagrafe. I dati sulla genealogia di mio nonno, mio bisnonno, eccetera, devono essere lì per 1000 anni. A me c'è la bomba atomica, chi lo sa. Non si possono perdere. Quale impresa nel mondo oggi ha questo vincolo? Non ne conosco. Cioè, se perdono i dati dei clienti, vabbè, li andiamo a ricercare. Ma se qualcuno perde i dati dell'anagrafe, che cosa facciamo? Chi ce li ha? Andiamo a rifare il giro di tutte le chiese con i libricini e si può anche trovare, magari la chiesa non c'era più un libro perché gli hanno venduto un bel PC con le cose. Sicurezza e potenzialità, perché le informazioni che sono state prese dal cittadino gli sono state prese senza il suo accordo. Okay? I dati che sono mantenuti dalla pubblica amministrazione sono dati su di me, per esempio il casellario giudiziale, in cui non mi hanno chiesto se volevano metterli lì da loro o se andavo da un concorrente, li hanno presi e li hanno messi lì. I dati sulla salute, lo stesso, sono stati presi e sono messi lì e non posso dire di no. Le mie dichiarazioni dei redditi le devo fare qua, non posso dire, ah vabbè, il vostro sistema software non funziona bene, lo vado a fare in Lussemburgo. Bello, pago meno, cioè, non serve un'idea. E non si può. Quindi gli avete estratto dei dati automaticamente, quindi avete degli obblighi che le altre imprese non ce l'hanno. Se io non voglio andare a prendere il telefono dalla Vodafone, e vado dal team, se non mi piace né l'uno né l'altro me ne vado a comprare uno solo, ma per i dati pubblici no, e c'è questo obbligo, quindi automaticamente deriva da lì della trasparenza e della verificabilità di quello che viene fatto dai servizi informatici o di informazione dello Stato, e questo obbliga ad avere un ecumenismo tecnologico che purtroppo ancora qua in Italia io non vedo. Cioè, ecumenismo tecnologico vuol dire, siccome io non posso fare la migrazione dei redditi in Lussemburgo, ma devo fare qui, lo Stato non mi può imporre per fare la migrazione dei redditi elettronica di avere un software in particolare, su un sistema operativo particolare, su un tipo di architettura di PC particolare. È un delirio. Ci sono un milione di tecnologie interoperabili che permettono di fare la migrazione dei redditi come vi pare. E per esempio in Francia, appena finito la mia, l'ho fatta sul mio portatile, che lì su una Debian usando Firefox, ok? C'è un collega che ha fatto su Opera su un'altra macchina e ci sono anche i sfortunati che lo fanno con Internet Explorer su una macchina Windows, okay? E funziona benissimo,
Qui in Italia, da quello che mi si dice, non ci siamo ancora arrivati a questo tipo di cose qua. Ci vuole ovviamente l'interoperabilità e il uso di formati aperti, minimo per arrivare a questo tipo di cose. Però attenzione, se uno dice interoperabilità e dati, attenzione perché i building blocks di un sistema di gestione dei dati sono sempre gli stessi, perché i protocolli di comunicazione, i formati di dati e del software. Per l'interoperabilità vi si dice basta conoscere le specifiche dei protocolli e dei formati, e poi il software, vabbè, una volta che c'è le specifiche lo posso rifare. E no, l'esperienza mostra che in realtà dovete avere anche il software sotto mano, perché molto software non rispetta gli standard. Quindi si dice che è HTML, poi non lo è. Si dice che è il formato JPEG, che ne so, e poi non esattamente. Si dice che è il formato aperto e poi dopo cercate di leggere non è esattamente come l'ha detto. Ma è anche naturale, legato al fatto che se sapessimo fare del software che rispetta esattamente le specifiche, lo sapremmo, eh? No, non sappiamo fare ancora oggi. Cioè, un software che è esattamente quello che c'è scritto nelle specifiche, non si sa fare. E ora vi do un esempio per darvi un'idea di quello che è successo in Francia, l'ho già ripetuto, mi scuso per quelli che l'hanno già visto, ma è importante ripeterlo. Un esempio di un'eccezione, purtroppo un'eccezione, nella gestione di un grosso progetto informatico fatto da una pubblica amministrazione in questo mondo qui, nel mondo reale, non quello virtuale dell'idea, è il progetto Copernico portato avanti dal Ministero delle Finanze in Francia. Allora, vi do il contesto. In Francia ci sono 35 milioni di foyer fiscali, cioè di entità che fanno la dichiarazione dei redditi. 60 milioni di abitanti circa, 35 milioni di entità che possono dichiarare dei redditi. 3 milioni di imprese che devono fare delle dichiarazioni. Lo scopo di questo progetto qua faraonico lanciato nel 2001 era di avere un accesso globale, universale, completamente dematerializzato, virtualizzato a tutta l'informazione fiscale. Via, tutta la carta sparita, tutto il vostro conto fiscale, i vostri dati sono tutti messi. Come? Rifare completamente il sistema di informazione del Ministero delle Finanze. 10 anni e i francesi non hanno freddo agli occhi. 1 miliardo di euro di budget, 100 milioni per anno ogni anno per fare questo tipo di riforma. È caro, siamo Ministro delle Finanze, i soldi ce li abbiamo, lo facciamo. Oggi, 2008, oggi non lo so quanti sono, 2009, diciamo, la dichiarazione fatta nel 2008 sui redditi del 2007, sui 35 milioni di famiglie, 7 milioni 400 mila hanno fatto la dichiarazione su internet. E questo su qualunque sistema operativo con 15 navigatori web differenti, cioè hanno veramente un'unità che verifica l'interoperabilità di questa cosa. E nelle specifiche di quello che devono fare. Non vi dicono, ambe. 90% degli utilizzatori hanno una macchina Windows con Internet Explorer, quindi facciamo solo per quello. E gli altri 10 non dichiarano i redditi, che facciamo? Vabbè. Codifica tecnica di questo progetto. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, l'ho avuto come studente tanti anni fa, in realtà adesso potrei dire che è il mio maestro, il signore che ha fatto il piano tecnico e che ha fatto realizzare questo progetto. Quindi mi ha un po' raccontato come funziona. Il suo scopo era chiaro, io sono il governo, sono il Ministero delle Finanze. Il mio scopo è ridurre i costi ovviamente, ma soprattutto assicurarmi che le infrastrutture informatiche metto in piedi e mantenibili a lungo termine, perché è il Ministero delle Finanze, i dati che sono lì devono essere lì per 1000 anni, non 5 minuti fino alla prossima volta che arriva il tizio del Marte che mi rende la nuova rivoluzione informatica. Quindi voglio, per essere, avere una tenibilità a lungo termine, cosa faccio? Voglio basarmi su degli standard internazionali, dei veri standard, ok? ISO, quelli veri, adesso ISO, non so, anche ottico sotto ISO, va bene, diciamo, RFC, Internet, GameFast, e con delle specifiche estremamente strette. E poi c'è una scelta architetturale, quindi tutto il sistema è basato su un cliente leggero, che è basato su un navigatore web standard, e uso generalizzato di protocolli tipo HTTP e web services. Allora, questa scelta qui è stata fatta da lui come funzionario del Ministero delle Finanze. Già questa è una cosa rivoluzionaria, perché in generale, non so se sapete come funzionano gli appalti nei grossi ministeri, un grosso ministero ha un bisogno. In genere non sa neanche troppo bene qual è, però ha un bisogno. Per capire qual è il suo bisogno, contratta
dei consulenti che vengono al ministero e che fanno una descrizione del bisogno. Poi a partire da questa descrizione dei bisogni già bene, dobbiamo realizzare un sistema informatico, io non sono studente di informatica, allora che facciamo? Contratto un'altra ditta di consulenti che mi aiuta a redigere l'appalto con le specifiche di quello che uno vuole. E questa qui lavora in collaborazione con la prima ditta. Poi dopo si fa l'appalto e c'è una terza ditta o consorzio di ditte che risponde all'appalto e te lo dice, che in generale conosce bene tanto la seconda che la prima. E allora in questi appalti qua la cosa demenziale, perché è scritta, spero che qua non succeda per voi, c'è scritto poi dopo delle condizioni per accettare il software, ci sono delle frasi del tipo il software funzionerà conformemente a quello che è specificato nel manuale di uso. Fornito da chi? Da quello che ha scritto il software. Allora, questo è un gran test di accettabilità? No, perché prima faccio il software, poi scrivo il manuale di uso, che se non sono completamente idiota, in generale il manuale di uso descrive quello che fa il software, quindi non c'è nessun problema, uno l'accetta così com'è. No, l'appalto fatto da questo signore era un po' diverso, dice, ma no, io mi do le specifiche tecniche. E nel test di accettazione del software c'è scritto che quando migliorate il vostro software rispetta lo standard 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se scopro tra due anni che questo standard, c'è una linetta sbagliata nel rispetto dello standard di sotto di uno dei componenti, voi il fornitore avete 15 giorni per riparare tutto. Passati 15 giorni sono delle penalità finanziarie vere, serie e reali, e io sono il Ministero delle Finanze e vi garantisco che so dove siete tutti e i soldi ve li prendo, eh? E non c'è problema. Chiaro che quando cominciate a mettere delle regole così, chi si azzarda a rispondere a un appalto di questo genere usando il software proprietario? Dovete avere molta fiducia nei vostri fornitori di software proprietario, eh? Perché se poi scoprite che il difetto viene da un pezzo loro e non ci potete fare niente perché non avete accesso al codice, 15 giorni è un po' corto, telefonate, non risponde, il tizio dice ma insomma non vediamo una versione prossima che ce l'hanno dopo, e intanto le penalità le pagate voi. Ma nel mondo reale le penalità le fate pagare al fornitore se siete abbastanza grandi, ma comunque un disastro non è gestibile. Beh, risultato, questo è quello che è venuto fuori. Gli strati di presentazione, applicazione, infrastruttura del sistema, 4.000 server oggi, non è un robettino piccolo, sono tutti su delle macchine che girano su una qualche distribuzione Linux. Il software che gira è per 250 componenti software libero diversi che fanno parte dell'architettura del sistema di informazione. Quindi avete del Tomcat, avete dove è il GDOS, dove l'ho messo, vero? Non c'è, c'è il GDOS dentro per Java 2 Enterprise Edition, un sacco di altre cose, sistemi di supervisione e roba varia. E i dati che mi ha dato lui, che credo sono abbastanza pubblici adesso, è che dopo i suoi test, per esempio, quella parte delle firewall, il fatto di rimpiazzare le cose proprietarie con dei sistemi basati su un Linux, su delle macchine banalizzate Intel, gli ha fatto risparmiare il 90% del costo, è diventato 10 volte più veloce a installare. 10 volte rispetto a che? Rispetto a quello che c'era prima. E usare il server di applicazione G2E, GDOS, su queste macchine qua, 8 volte più economico rispetto alle soluzioni proprietarie che erano proposte negli altri appalti, senza costi ricorrenti di licenza. Ma attenzione, il suo scopo non era pagare meno, il suo scopo era controllare l'infrastruttura tecnica, questo è un side effect, è giusto un effetto collaterale. E questo ha avuto un impatto incredibile perché se un ministero grande, un ministero delle finanze accetta una cosa di questa dimensione, vuol dire che le soluzioni in software libero sono a livello industriale. È successo nel 2003, quindi sono fatti già visto. Ha obbligato piccole e medie imprese e grandi gruppi a strutturarsi insieme, perché per rispondere a un appalto di un ministero di queste dimensioni, cioè, stiamo parlando di centinaia di milioni, una piccola e media impresa non ci può andare, ci può andare un grande gruppo, ma il grande gruppo si rende conto che non può più usare il software proprietario, ha bisogno di competenze di software libero che in generale non ha, le cerca nelle piccole e medie imprese che sono estremamente competenti, possono essere 2, 3, 10 persone, 15 persone, 20 persone, che hanno un'esperienza specifica su uno, due o tre di questi 250 componenti del sistema di informazione che è fornito. E quindi c'è un ecosistema che si comincia a strutturare. E poi, ovviamente, il Ministero dopo ha passato dei contratti di supporto su alcuni di questi componenti qua per decine di milioni di euro, e questo ha stabilizzato l'attività di un certo numero di piccole e medie imprese che facciano servizi intorno al software libero. Per questo che vi dico,
l'impatto dello Stato in Francia è stato enorme, ma anche il stesso è stato un po' casuale, perché è dipeso dal fatto che c'era un signore che per una volta ha fatto una cosa intelligente e che era a livello decisionale, avendo al tempo stesso delle competenze tecniche, che è una cosa che succede raramente. Però adesso che l'esempio c'è, il caso c'è stato, che l'esempio c'è, si può cercare di riprodurlo. Allora, comparate un po' quello che è stato lì con quello che succede se voi semplicemente continuate a comprare le software proprietarie che venite altrove. Okay? Il bilancio che non vi ho dato prima, circa la metà dei fondi che vengono fuori da questa contratta amministrativa sono finiti in piccole e medie imprese. Importante. Al contrario, da quello che succede se voi comprate software, per esempio, a una certa impresa che non menziono. Okay? Qualche anno fa si è scoperta di Dublino in Irlanda che questa piccola impresa qui è riuscita a evitare 500 milioni di tasse in America delocalizzando i benefici della vendita e proprietà intellettuale su licenze a Dublino in Irlanda. Irlanda è un paese che fa il dumping fiscale. Cioè, se io sono un'impresa di software, mi siete mai chiesti come mai tutte le volte che siete chiamati su Porto Dell risponde qualcuno in Irlanda con una serie di imprese incredibile? Sono tutti lì, come mai? Perché in Irlanda c'è 0%, non 1, 2, 0, 0% di tasse su tutto ciò che viene da proprietà intellettuale, quindi licenze software, brevetti, roba, tutto lì. E cosa ci guadagna in Irlanda? Ci guadagna al margine che per poter pretendere che il software lo pagate lì, ci vuole un'impresa, qualcosa che rappresenta l'impresa, quindi ci mettete 50 avvocati, 100 avvocati a Dublino e lì c'è la tassa sull'impresa, quella va pagata. Se attirate tutte le imprese europee, mettete tutte a Dublino, qualche soldo lo fate, però permettendo a queste grosse imprese di evadere una quantità di fondi fiscali assolutamente incredibile. Ok, praticamente finito. Fuori dello Stato. Ultima cosa, software libera società. Io direi che le tecnologie di informazione e comunicazione non sono giusto una tecnologia ordinaria come le altre. Perché? E perché giustamente tutta la nostra vita, i nostri dati sono smaterializzati e gestiti in maniera automatica adesso, e ogni giorno di più, poi con questo arrivo del cloud e della virtualizzazione sono gestiti non si sa dove tra l'altro. Quindi ci sono dei problemi fondamentali come la sicurezza e la confidenzialità dell'informazione. Vedete, per esempio, dei fenomeni come i social network, per esempio. Quanti di voi fanno parte di Facebook, LinkedIn e tutte queste altre robe? Quanti dei vostri figli fanno parte di queste cose? Cioè, è talmente pratico, talmente simpatico, la gente ci va, ci mette tutti i suoi dati personali, ne perde completamente il controllo, non si sa più cosa succede lì, è incredibile. E quindi la nozione di fiducia è qualcosa che è in evoluzione in questo momento, non lo sappiamo. Allora, per riuscire a vivere in questo mondo è necessario che non solo gli informatici noi, ma i nostri tutti, mia figlia, mio figlio, le persone che fanno lettere greche, insomma, chiunque abbia un minimo di conoscenza, di base, di concetti fondamentali informatici per capire cosa succede sui suoi dati, cosa si può fare e cosa non si può fare sui suoi dati. E questo non si può fare senza dell'educazione di qualità. Vi do degli esempi di disastro. Il digital rights manager che avete visto, ci sono persone che cercano di restringere l'uso dei dati, no, a vendere della sua esperienza. Ci sono persone che cercano di restringere l'uso del software. Ci sono le persone in Francia che cercano di restringere l'uso di internet. Ci sono le persone che cercano di restringere la vostra privacy elettronica, vogliono mettervi delle spie elettroniche nei computer per vedere se non siete un terrorista, insomma, forza miseria. C'erano dei vecchi principi nella dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1700 qualcosa che diceva che il principio fondamentale è la presunzione di innocenza. Se tu cominci a dire ma ti metto dentro il mega spione che guarda tutto ciò che c'è visto io per vedere se per caso sei un terrorista, dove è finita la presunzione di innocenza? Allora, questo tipo di cose qua terribili non si può fermare se il pubblico non è educato. E educato vuol dire cosciente di quello che succede, per essere cosciente di avere un'intuizione, un modello mentale di cos'è l'informatica, non è di un mouse, un'interfaccia grafica. E bisogna educare anche i politici, che spesso non hanno una visione di cosa dire nell'interfaccia, non hanno il tempo di fare una visione. Quindi il primo challenge, secondo me, è insegnare informatica a scuola,
informatica, non usare computer, ok? Quindi andate a vedere per esempio l'iniziativa che sto qua delle Computer Science on Travel, che grazie agli sforzi delle notti di un certo signore che è qua davanti, adesso è disponibile anche in italiano. Spiegare le cose, l'informatica è una scienza, non è l'European Computer Driver License che va a vedere se deve farsi spostare un folder da una parte all'altra. E nella stessa maniera in cui uno vi insegna, vi rompe le scatole con la matematica quando siete la scuola elementare, media, superiore, perché dovete sapere certe cose basiche, come fare il conto della spesa, che cos'è una derivata, un'accelerazione, perché sennò non capite niente dei sistemi di oggi. È altrettanto importante che questo stesso tipo di cosa si faccia con l'informatica, perché se tutti, quasi tutti usano una macchina, tutti usano un computer e tutti avranno bisogno di conoscere il funzionamento, le nozioni di base del funzionamento del computer più tardi per sapere quali rischi ci sono quando gli propongo una soluzione o un'altra. Secondo challenge, credo che è arrivato il momento, se ne parlava 10 anni fa e non ne vedevo utilità, però dopo tutti questi attacchi sulla libertà, diciamo, virtuale nostra, penso che è arrivato il momento di parlare seriamente. Abbiamo bisogno di una dichiarazione dei diritti digitali dell'uomo. C'è una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo? È arrivato il momento di avere una dichiarazione dei diritti universali digitali dell'uomo. Perché? Perché questi diritti sono messi in pericolo tutti i giorni da politici che non sanno purtroppo di cosa stanno parlando, se lo sapessero probabilmente non sarebbero, sotto la pressione di lobby terribili. Per esempio, vedete quello che è successo in Francia, non so se vi è capitato di seguirlo un po', c'era una proposta di legge che si chiama AOP, Alta Autorità delle Opere Protezione dei Diritti Intellettuali in Internet, che ne so. E la loro idea era semplice: vogliamo evitare che vi copiate la musica tra di voi, o che copiate la musica. Quindi, col grande scopo sociale di proteggere il salario di 500 artisti francesi, che forse meno, che riescono a vivere delle loro canzoni, penso 4 gatti, e ovviamente gli interessi di molte multinazionali che loro vivono benissimo facendovi pagare la musica 50 volte di più di quello che danno gli artisti, per proteggere questo, la proposta era quella di mettere un meccanismo incredibile in cui tutti i provider internet devono mettere in piedi dei filtri, il costo stimato era circa 100 milioni di euro all'anno. Mettere in classe dei filtri, guardano tutto quello che succede sulla vostra macchina, con chi scambiate i dati, e se scoprono che vi state scaricando l'ultima canzone di Madonna senza aver pagato i diritti, allora viene fuori un allarme, non so se sa dove, quale servizio, che poi vi manda una raccomandata a casa, vi arriva raccomandata e dice: lei ha scaricato la canzone di Madonna, ma è un babbetto, io non lo sapevo, è vedere la bimba di una stanza, dove c'è, cosa hai fatto? Scarica la canzone, cos'è questa lettera, no? Perché quando c'è lì. E la mamma dice: se non smette, le tagliamo internet. Come? Vabbè, allora picchi la bimba e mi saluto lì. E poi il mese dopo ti arriva un'altra lettera, dice: e lei l'ha scaricata un'altra volta, adesso lei non ha più internet. Dico: ma io come? Cioè, vai a vedere la bimba piange, lui è passato, permesso, non ha toccato niente. Poi vai a vedere, vabbè, non avevi messo, leggi un articoletto, cos'è sta roba? La chiave web che devi messo nel wifi e in casa, adesso c'è un robot che la attacca in 2 secondi, quindi il vicino che non voleva pagare internet si è attaccato alla tua rete a casa tua e il figlio suo ha scaricato la canzone, però ti fai una connessione a me. E poi ho venuto la legge, diceva che dopo aver tagliato la connessione internet comunque paghi l'abbonamento, cioè paghi l'abbonamento fino alla fine, perché vabbè, perché c'erano i problemi, dice: oh, ok, ci state pagando, vuol dire, ci state perdendo i clienti, no, cioè rimane senza clienti, non si preoccupa, il cliente paga fino alla fine. Allora, questo è un delirio, è incredibile. Il Consiglio Costituzionale francese ieri ha dato una bellissima notizia, questa legge era passata, quindi in settembre abbiamo cominciato a vedere questo disastro. Questa legge è stata praticamente amputata del diritto di tagliare la connessione internet, perché i saggi del Consiglio Costituzionale considerano che oggi l'accesso a internet fa parte dei diritti fondamentali di informazione e di espressione, tali quali erano scritti nella Carta dei diritti dell'uomo del 1794. Nel 1794 non c'era internet, però dicevo, lo spirito della dichiarazione era: non si può togliere i mezzi di comunicazione, di informazione, la libertà di espressione personale, salvo
c'è un giudice che le impone, mentre lì non c'è nessun giudice. La cosa bella di questo sistema che hanno messo in piedi questi delivery qui è che era tutto automatico, la rete raccomandata non ha mica scritto un giudice, non si è passato davanti al giudice, tutto automatico. Però attenzione, questo non è sufficiente, perché i signori del Consiglio Costituzionale, che adesso fanno le orecchie che gli fischiano parecchio, perché il governo ce l'ha messo molto su questa legge sicuramente, magari la mia intenzione ci sarà qualcun altro che non se ne renderà più conto di quanto è importante. Adesso è importante di non lasciare più spazio a questo tipo di persone, quindi è importante avere una dichiarazione universale dei diritti digitali nostri. Cosa si può fare e cosa non si può fare in un mondo digitale? Allora che 200 anni fa, 300 e passa anni fa, si era detto cosa si può fare e cosa non si può fare nel mondo fisico. Adesso è importante fare questo. Non è il mio ruolo, io lancio giusto qui l'appello agli eventuali politici e ricerca per farlo rapidamente. Conclusione. So che arrivo avviato dei mercati nuovi, ci dà delle opportunità nuove, ci sono delle opportunità, ci sono delle sfide, bisogna prendere. Sfide scientifiche, questo mi interessa nella parte del giorno in cui sono scientifico, mi occupo di scienza. Sfide per l'educazione, questo mi interessa nella parte del giorno in cui insegno. Per l'economia, questo non mi dovrebbe interessare, però in realtà non mi interessa per di voi. E sfide per la società, in un certo senso forse ancora più importanti. Educare i nostri colleghi, i nostri informatici e proteggere i nostri diritti digitali. No, mi scuso molto di aver preso molto tempo, vi ringrazio per l'ascolto e mi dispiace per gli slide in inglese e per l'italiano un po' balbettante. In Italia siamo un po' indietro, si sa, basta non guardare la TV e non leggere i giornali e si sa benissimo che siamo un po' indietro. La domanda che mi viene spontanea è: questa idea del polo di competitività si potrebbe fare un copia e incolla a livello europeo o bisogna sperare che ci sia un vice sindaco che ha studiato informatica e che ci aiuta? Perché se no i paesi che non sono Francia sono comunque penalizzati dalla situazione locale che si creerà. Per esempio in questo momento so che c'è lo sviluppo dell'European Institute of Technology. C'è un progetto parallelo come quello francese, presso l'European Institute of Technology, o c'è un qualche progetto di software libero presso l'Unione Europea? Diciamo, ci vorrebbe un'ora per rispondere su tutto quello che chiedi, cercherò di fare un po' breve. Uno, secondo me, non dovete sottovalutare l'impatto regionale di quello che può avere un po' di possibilità. È vero che la Francia è un po' avvantaggiata con questo sistema Parigi che federa diciamo, il 20% della popolazione locale. Però ci sono in altre zone, tipo Tolosa, tipo non so, Sofia Antipoli, ci sono altri gruppi qui. E prendete qua a Bologna, avete parecchie innovazioni e parecchie attività nella zona qua intorno. Potreste fare delle cose, non dovete aspettare che venga l'Europa come stampella a darvi una mano, dovete farlo voi. Questo è il mio messaggio. Penso che si possa fare, ma per farlo, no, gli ingredienti di base, di nuovo, sono un cattivo consultante perché vi racconto la mia visione completa. Gli ingredienti di base avete bisogno, a mio parere, di una o due grandi industrie, grandi, perché ci vuole del tempo, cioè qualcuno che passa il tempo, tutta la giornata a tempo pieno a gestire queste cose, e una piccola e media impresa non può fare questo, no? Delegare una persona. Una o due grandi industrie con la visione industriale con una certa ambizione, convinta dell'interesse di queste cose legate al software libero, quindi forse sono troppi sì, e che abbia il coraggio di federare insieme le piccole e medie imprese intorno su un aspetto senza la volontà di dire rappresentiamo tutta l'Italia, giusto una zona regionale, poi vi mettete d'accordo con altre zone regionali e poi iniziative a livello europeo ovviamente ce ne sono, però attenzione a non dimenticare che uno parla dell'Europa, però è difficile parlare con 200 o 300 milioni di persone, cioè ci sono problemi di visibilità. Ci sono delle iniziative a livello europeo per sostenere dei progetti di ricerca e sviluppo legati alle open source, ma alle volte non è quello che vuoi fare se vuoi avere un impatto regionale. Per esempio, i progetti europei devi avere tre paesi almeno, è meglio che ci sia almeno un paese dell'est e almeno questo e almeno quell'altro. Non è necessariamente molto interessante se vuoi avere un impatto di creazione di impiego, diciamo, di lavoro locale. Io partirei piuttosto, forse un po' più modesto, un po' più piccolo, un po' più concreto sulle cose che lavoro.
chi si vuole mettere al lavoro, non esitate a chiedere informazioni, se potete venire a copiarlo, a vedere come funzionano le cose in un altro modo, cioè dire nella zona di Parigi, qual è l'organizzazione, come sono gli organigrammi, come funziona, non è segreto, tutto, siamo disposti a parlarne, a raccontarlo, ma non a perdere tempo, okay? Cioè se qualcuno vuole informazioni ce le viene a chiedere perché avete concretamente l'idea di fare qualcosa, dovete giusto curiosare, purtroppo le giornate da 24 ore. Il software anche dell'organizzazione, di come è fatta l'organizzazione, quindi è libero. Dico solo due commenti velocissimi. Dicevi Roberto, relativo alla ricerca sul software libero, ti faccio la domanda, la ricerca sul software libero? Io faccio la domanda, la ricerca senza software libero è forse possibile? Nel senso, Galileo Galilei ha pubblicato Il Saggiatore, e Il Saggiatore diceva, guardate che c'è una cosa chiamata metodo scientifico, e il metodo scientifico è fatto in questo modo, l'esperimento deve essere ripetibile. Ora, a me capita di essere membro di revisione per convegni, qualche volta riviste, e mi arrivano degli articoli dove ci sono dei numeri di risultati di prestazione di programmi proprietari. Quello io lo annullo direttamente e rifiuto l'articolo perché non rispetta, invito l'autore a rileggere il Saggiatore. Come faccio a ripetere quell'esperimento? Quei numeri non possono essere verificati. E gran parte della ricerca oggi è fatta su software libero perché deve essere fatta su software libero. Un altro veloce pensiero sulla rivoluzione informatica della rete. Oggi software e app sono separati completamente, mentre una volta uno per comprare il romanzo comprava il libro e confondeva la carta con ciò che c'era dentro. Per comprare la musica occorreva il disco in vinile e confondeva la musica con il supporto. Oggi la rete, la possibilità di digitalizzare ha fatto in modo che questa differenza sia completa, siano completamente staccati. Io ci tengo molto che si usino le parole giuste quando si parla. Le parole sono pietre. Non si compra un programma, si prende la licenza d'uso del programma. Chi va attorno al supermercato con una scatoletta dicendo ho comprato un programma, e mi orecchi suona come se mi dicesse sai ho preso 3 chili di poesia, perché è software. Infatti si vede che essendo digitalizzato il software si riesce a trasferire com'è a costo zero. Gli editori spesso sono quelli che mettevano il software sull'hardware e quindi facevano pagare l'hardware per avere il software, sono oggi nella maggior parte parassiti del sistema che pretendono ancora di usare le vecchie regole anche se il mondo è cambiato. Oggi chi è il più grande editore? L'editore è l'intermediario che mette in contatto fornitori di informazione con i fruitori di informazione. Oggi il più grande editore si chiama Google, che ci dà i suoi servizi perché ci mette in contatto con le informazioni che vogliamo. Quindi occorre venire, cambiare idea su quelli che sono questi concetti e capire quali sono i retaggi del passato, 30 anni di visione ancien régime, questo cosa che andiamo sul francese, e com'è il nuovo mondo.